Marcos, non c'è una struttura qui. È tutta una foresta rigogliosa. Fidati di me, è lì. Quindi Jin sa di questo posto? Lo sapeva ogni primo ministro. E hanno fatto tutti la stessa cosa. Messo guardie e cercato di mantenere il segreto. Segreti, eh? Vanno di moda in questi tempi. Fatemi sapere quando siete vicini. Controllo, chiudo. Kate, la tempesta si avvicina. Guarda che posizione da fornace. Guarda che posizione è il mio. No, il mio. Sì, sì. Guarda che culetto. Ok. Ecco, un altro sigillo COG. Siamo nel posto giusto. Di qua. Te ne sei andata da solo. Per il conto di Mascioni, no? Chi si fiderà di te ora? Wow. Troviamo il modo di uscire. Ma no, io so cosa ha fatto lei. Bozzi. Strani, CG, Sciame. Sa che siamo gli unici che non sapevano di questo. Già. Pieno. Tu sei dietro? Sì. Così. Vado, mi piace un botto l'ambientazione molto fatta. Le rocce. Sì. Guarda a me come si vede. Più avanti c'è qualcosa! Diamo un'occhiata! Cioè, visivamente è una bomba. Lassù! Merda! Occhio! Ghiaccio in arrivo! È indifferente, non posso pensare. Kate, Dan, una cosa. Quando sarete dentro, direte alcune cose non troppo semplici. Marcus, ti perdiamo! È la tempesta! Seguiamo! Dobbiamo trovare nuova speranza! Kate! Quassù! Ancora! No? Ancora l'arma. Granata!
dentro ora, nell'edificio principale. Lo metteva da parte. Ricevuto. Ti avviso quando lo troviamo. Del, di qua si passa. Andrà tutto bene. O quasi. Forse. Marcus, abbiamo trovato il corridoio e la porta circolare. Sembra che qualcuno l'abbia fatta saltare. E adesso? Ok, cercate un altro ingresso. Il laboratorio lo riconoscerete perché è pieno di vasche di stasi. Vasche di stasi, capito. Quello? Oh, fuck. Bene, hai sentito, Marcus. Troviamo un altro modo. Ah, caro io. Forse abbiamo un problema. Sì, abbiamo un bel problema. Sorvegliante! Proviamo quello che ci serve e andiamocene di qui. Vediamo dove porta. Sembra di essere entrato in Strange, la serie TV di Netflix. Non va da nessuna parte. Stranger Things. Eh? Stranger Things. Quella di Netflix. Oh, guarda. Tre. Un altro da tre, sì. Questo è quello che hai trovato tu prima. Bam.
sicuro che ci andrò a tenere così a cura. Forza, torniamo all'edificio principale. Bella, bella, larve! Abbattiamoli! Attenzione! Veramente ho visto roba. Sono giù. Forza. Troviamo il modo di... da 10 e lode, davvero Alex, tanta roba, ma graficamente ormai tutti sono e saranno belli, ok? E gameplay a me sta piacendo un botto, diciamo che questo gioco qui lo sto giocando più che altro perché l'abbiamo visto alle 3, ci è piaciuto e la mia ragazza si sono illuminati gli occhi quando ho visto il gioco, quindi ho detto vabbè, ok, non sono certo insieme. Ma che diavolo sono? Niente di buono, questo è certo. Questa è roba chimica. Come ci passiamo? Mi sa che devi riattivare quella cosa che c'era questa qua. No, ferma. Se riusciamo a prendere tranquillamente è meglio. Se qua sono strozzi. Vado lì. Occhio. No. Ok, questi saranno dito in culo. Ci hanno visti! Aprite il fuoco! Ci sono altre perdite di gas, cioè. È come se volessero tenerci fuori. Grazie mille Alex, grazie per gli spark. E
faccio danno. Bene. Guarda. Prendi l'altra parte. Vedi? Non mi chiedo di danno. Vabbè, dopo la prossima volta lo sai. Merda. Di quei maledetti danni. Ok, ottimo, niente, ci siamo riusciti. Ci sono munizioni. Ah, della generica, non cazzo. Quale giù? No, è generico. Quindi prendilo. Cioè generico, beh, non me le dà a me. Non mai. Anche qua giù c'è. Per il coso grande no. Queste te le dà? No. Da solo quelli grandi. Ci mi stavo cagando adesso, ho visto qualcuno che si è alzato dal nulla e ho detto oh, fanculo, guarda cosa cazzo ci stai adesso. Oh, è bloccata. Del, aiutami ad aprirla. Come lo segno? Ok. Non è stato fantastico. No. Jack, facci luce. Direi. Come la merda. Perfetto, Marcus. Beh, niente laboratorio vasche di stasi, ma siamo in una specie di prigione. Allora state vedendo della roba che non ho mai visto. Da quello che so, Nile Samson, lo scienziato a capo della struttura. Fate passare! Senti, allora, ciccione. Prigionava i bambini e li usava come culo grosso. Come ti permette? I suoi chili. Cosa? Come fai a essere ancora qui? Guarda, quel culo secondo me pesa più di me. Jack, ho una cosa per te. Marcus, i GOG sapevano cosa faceva questo Niles. L'hanno fatto smettere, alla fine. Ma è per secondo me sperimentava con le locust, sto strozzo. Te lo dico io. Che cazzo c'era qui? Niente. Così. Porta questo cazzo gratis. Ma vogliamo fare luce? Si vede una sega. Oh, qui c'è altro cazzo. Incubatrici questo. Oh, lì c'è un coso. Prendilo. Spero, c'è una cosa. Oh, madonna, se siete trasportato. Mi hanno fatto un tempo a dirglielo. Ok, questo c'ha invece un posto strambo. Io
io torno fuori. Ok, niente, era lì dove ci stava il coso. Già che vedi che qui. Ok. Qui c'è un coso luminoso. Fogli. Gli esperimenti sui bambini. Prima di perdere una cosa di... Guarda. Sì, era esperimento sui bambini. Oh, guarda un altro qua. India? Tutti le tre adesso. Ecco, per l'ultimo. Va bene così. Così si potenzia. Quanti siamo adesso? Là c'è un'altra fascicola. Siamo a 10. C'è un'altra fascicola là. I suoi fantasione. È tutto buio, sì. Wow. Oh, lì c'è una luce. Che stavo guardando qua dietro, là c'è niente, c'è una piazza qua. No. Ok. Sembra che Niles avesse una cavia preferita. Bene. Stanza di osservazione, tenevano d'occhio questa bambina. Adesso muove la luce. Dovetta urlare. Ma non mi ha fatto prendere un colpo. Mi ha fatto prendere il colpo. Fammi andare a me avanti? Vai. Okay. Quello è invincibile. Sto pezzo di vetro. Jack, impulso. È disgustoso. Tutto quanto. Sei fatto premuto due volte, cioè premi A, dopo freccia a punti. Marcus, chi era questo Niles? No, cosa stava facendo di preciso? Prova sopra il mio livello. Aveva qualcosa a che fare con le locuste. Che vuol dire che ha a che fare anche con me? Ah, non penso che non me lo faccia fare. Ma così. Penso che con questo non lo faccia fare. Okay. Niente, trovano sempre un modo per farti lasciare. Questa è la bambina. È stata esposta a livelli di emulsioni fino a... Ok, Marcus, siamo nel laboratorio. Bene, ma è meglio se state lontani da quelle vasche. Perché? Che c'è dentro? I primi arrabbiati frutti del lavoro di Niles. Si chiamano Siri. L'ultima volta che li ho visti erano un po' turbolenti. Turbolenti? Ottimo. Trovate Niles, dovrebbe essere vicino. Mm.
proprio quello che volevo. Un altro incubo. Che diavolo. Continuiamo a muoverci. Andiamo. Voglio conoscere questo stronzo di Niles. C'è un coso per ricaricare munizioni. Dunque, hai idea di cosa chiedere a questo tipo? Sai, sulla storia della tua connessione. Per iniziare, credo che gli chiederò del discorso dei bambini imprigionati. Mi sembra giusto. E poi? E poi, che cosa c'entro io con questa storia? Forse era uno di quelli. Marcus, non ha funzionato. Ascoltarla. Ok. Ascoltarla. Avete ascoltato? State ascoltando? Quello è Niles. Ancora matto come un cavallo dopo tutti questi anni. Dai, Jack, recupera tutti i file che puoi. Oh, ciao. Bambino cattivo. Ehi, non è che Jack si beccherà qualche strano virus? Non lo so. Dagli una pulita quando hai fatto. Oh, merda. Molti file sono danneggiati, ma fanno riferimento a qualcosa chiamato Kadar. Ti dice qualcosa? No. A me sì. Chiedo a Baird di darci un'occhiata. Cos'è stato? La purificazione è iniziata. Posso terminare? Cosa? No! Andiamo! Come qualcuno mi disse una volta. Ciao, ciao. Marcus, questo posto si sta riempiendo di gas! E allora esci! Andiamo! Via, via, via!
presi! Allora muoviamoci! Belle, giù di qua! Ma dove cazzo vai? Da quell'edificio allo skip! Bersaglio abbattuto! Cosa fai? Continuo a ripetere. Santo Dio. Mi sembra che sia un colpo. Jack, impulso. Va. Ci siamo quasi! Ritiro quanto detto in precedenza. Nuova speranza non è un bel posto. D'accordo. Direi che ne ho avuto abbastanza per oggi. E per domani. Per sempre. Torniamo allo skiff e vediamo se abbiamo una vista.